rimbalzone su Bitcoin negli ultimi giorni, 3-4 giorni di rimbalzone, ma non cambia tantissimo, perché in realtà Bitcoin si sta un po' rimangiando i ribassi della settimana scorsa, ma in realtà, diciamo, si è riposizionato di nuovo al centro di questa sua fascia di oscillazione intorno ai 64.000 dollari, ma non ha cambiato un po' le sorti del trend attuale. C'è una possibilità, andiamo a vedere oggi, e soprattutto da un punto di vista anche di analisi ciclica, siamo in una nuova fase probabilmente, cioè l'inizio di un nuovo ciclo mensile. Anche questo può dare slancio. Anche Ethereum ha cambiato un po' direzione. Se avete visto il mio video di venerdì, capite bene che questa fase anche su Ethereum è estremamente importante, però ancora non siamo fuori pericolo. Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video Bitcoin Monday, ma ci sono anche delle super notizie dopo il lancio della moneta che, ahimè, dice che scendiamo, vediamo se sarà vero, ma c'è anche una notiziona, perché questa settimana Back to Academy, cioè riapre la nostra Academy, ragazzi, per la seconda volta nell'anno, e ultima probabilmente, dell'anno 2024. Sapete che facciamo poche aperture, poche opening, e lo facciamo solo in alcuni momenti determinati, e siamo pronti nuovamente a ricevere, diciamo, la vostra presenza. Ovviamente, se stai cercando di fare un salto di qualità nei tuoi investimenti in criptovalute e trading, fermati un secondo a valutare anche questa opportunità, perché in realtà la nostra Academy di trading e di investimenti è aperta intanto solo per 7 giorni, ma poi non è per tutti, questo sia chiaro, insomma, l'ho detto più e più volte, è pensata per chi vuole davvero fare un cambio di marcia e per chi vuole imparare dai migliori trader del settore, far parte di una community unita dove tutti puntano ad un solo obiettivo: crescere insieme. All'interno dell'Academy infatti troverai una serie di dati importanti, segnali di trading operativi, di investing, webinar esclusivi, supporto continuo personalizzato con esperti che ti mostreranno passo dopo passo anche come affrontare questi mercati. Avrai accesso anche a risorse di altissima qualità, perché ci sono anche una serie di video che sono stati creati anche per gli utenti che arrivano. Se sei un neofita puoi accedere comunque all'Academy, ma ricordati sempre che è meglio una formazione avanzata, e questo è fondamentale. Poi, tra le altre cose, la cosa più importante di un'Academy, ragazzi, è che non siete al soli. Insomma, questo è uno dei miei problemi principali che ho affrontato quando ero alle prime armi, quando iniziavo. Era difficile trovare, no, queste community, e la community dà una possibilità di stare insieme anche persone che sono nello stesso nostro livello, oppure di condividere determinati concetti e soprattutto avere delle risposte immediate con un'assistenza costante e continua a quelli che sono dei dubbi, che sono effettivamente le cose più importanti. Qui, tra le altre cose, sono presenti tutto una serie di cose, di attività che noi affrontiamo in pratica in Academy, ma non essere lasciato solo sostanzialmente significa avere accesso appunto a canali di diciamo, informazioni importanti, di quelle che possono essere categorie rilevanti, come le chat live su tutto quello che viene eseguito in termini di trading su Bitcoin, tutte le mie operatività, quelle che io faccio costantemente. Vi ho anche messo ritagliato, diciamo, un foglio con le attività che io ritengo principali, secondo me, proprio all'interno della nostra Academy. Intanto l'accesso esclusivo ad informazioni riservate, e poi le analisi tecniche e ciclica che faccio io personalmente con i video report e tutte le analisi esclusive che vengono aggiornate costantemente, perché tutto quello che poi io vado anche a riportare su YouTube in realtà in Academy viene stra approfondito in mille modi differenti. E poi il mio trading, cioè tutte le mie operazioni, tutto quello che faccio, ma non solo io, anche gli altri trader, perché all'interno dell'Academy ci sono tanti altri analisti che pubblicano nella loro categoria, nei loro canali, e potete seguire anche diversi analisti, non solo me, che fanno anche un tipo di trading, un tipo di attività differente anche dal mio. Io sono molto prudenziale, molto lento, mi piace ovviamente un time frame molto ampio rispetto magari a qualcuno che è un po' più veloce. In ogni caso, io pubblico sempre in tempo reale tutta la mia operatività e si può verificare in termini pratici e oggettivi, e si può anche seguire, se volete, ovviamente sconsiglio ovviamente di copiare, però
seguire questo tipo di operatività facendo anche i compiti a casa è comunque interessante. Ci sono anche strategie automatiche di lungo periodo per diverse tipologie di orizzonti temporali, dal long al mid allo short term, e possono essere seguiti anche con automazioni sugli exchange, perché abbiamo una serie di tool operativi che vi rendono la vita estremamente facile, cioè vi danno la possibilità di eseguire alcune operatività in automatico direttamente sugli exchange anche quando state dormendo. Formazione continua con chat formative aperte H24. L'Academy è strutturata su Discord, quindi è un super canale Discord con all'interno una serie di categorie, ma ne parleremo, ragazzi, nel video di mercoledì, perché c'è una live dedicata proprio a questo. Gestione della volatilità e dei bear market è uno dei valori aggiunti, secondo me, molto importanti, perché essere in squadra in quei determinati momenti fa la differenza. Non c'è nient'altro che fa la differenza, è stare insieme a altre persone e confrontarsi nei momenti di bear market è l'unica cosa che fa la differenza, almeno per la mia esperienza. Riduzione di errori emotivi, che appunto l'Academy aiuta a ridurre i cigni neri e errori emotivi, e questo è al 100% così. Molti utenti continuano magari a fare alcuni errori, ma a prescindere dal ruolo dell'Academy li avrebbero fatti a prescindere, appunto, anche da soli. In Academy invece ne fanno un po' di meno, sono tutelati, quindi anche chi ha la problematica di natura emotiva riesce ad arrivare molto più facilmente al superamento di questa problematica. E poi operazioni condivise, che appunto, come vi dicevo, è didattica avanzata, una serie di tutorial, strumenti esclusivi, c'è di tutto, veramente di più. Ragazzi, allora, Academy aperta in super price, tra le altre cose, perché è in offerta per questi 7 giorni, 297 il trimestrale e 997 l'annuale, che tra l'altro io già qui vi dico che avrà un bonus di cui vi parlo mercoledì, quindi tutti quelli che accedono anche all'annuale potranno avere anche accesso ad una nuova area che stiamo creando in Academy, esclusiva, è una parte premium, ragazzi, non è nell'abbonamento base, ma in questo caso sarà esclusivamente dedicata alla analisi della alt season, qualora dovesse arrivare, ovviamente, e quindi un'analisi di progetti molto ghiotti e molto operativi. Ovviamente non vi spoilerò nulla, perché mercoledì facciamo una live dedicata. Allora, link in descrizione per quanto riguarda la nostra Academy. Questa è una settimana del Back to Academy, quindi mi sentirete in tutti i video parlare di questa cosa, ragazzi. Ovviamente chi non è interessato può skippare dal sommario del video. Allora, mercoledì, ultima info, facciamo la live standard, così ne parliamo insieme. Questa live presentiamo tutto quello che abbiamo fatto in Academy, le novità che ci sono, quello che stiamo facendo, e soprattutto vi faccio anche vedere i risultati che sono stati ottenuti da alcune delle mie strategie in questa fase negativa proprio da marzo in poi. Che cosa è stato fatto, perché è stato fatto quello, quindi non analizziamo solo le fasi boom boom boom, dove siamo tutti bravi a volte, analizziamo anche le fasi negative per farvi vedere quello che effettivamente può capitare, può succedere, può essere, come può essere gestita una fase di questo tipo. Ci vediamo mercoledì da questo punto di vista. Bene, andiamo a fare l'analisi di Bitcoin, ma prima di questa cosa vi faccio vedere il calendario economico, che è spicciolo questa settimana, ma non indifferente, perché nella giornata di giovedì 10 ottobre ci sarà la pubblicazione dei dati sul tasso di inflazione degli Stati Uniti, 2,3% il previsto, ancora lontano dal 2%, ma vicino. Non, insomma, ecco, lontanissimo, ecco, direi un po' più così. Vediamo cosa succede. Un abbassamento del tasso di inflazione al di sotto di questo livello potrebbe essere, secondo me, interessante per un po' di volatilità. Non vedo però altri, al di là, insomma, dei verbali del FONC del mercoledì 9, che sicuramente sono utili, non vedo altri dati rilevantissimi. Allora, Bitcoin inizia un nuovo ciclo mensile dai minimi del 3 di ottobre? Probabilmente sì, perché la fase di questa struttura ciclica dovrebbe essere terminata, almeno così sembra, in quanto abbiamo 1, 2, 3, 4 giornate già rialziste. Non sono del tutto sufficienti, però io direi che questa struttura la possiamo già iniziare a tenere in considerazione. Non vuol dire che è diciamo l'unica strada, adesso appunto ve ne parlo, però la possiamo tenere in considerazione la chiusura del
ciclo mensile di Bitcoin qui è un po' corto, e da qui viene la seconda fase, ragazzi, cioè il problema del dubbio, che però verrà eliminato nell'arco di pochissime giornate, quindi probabilmente nell'arco di 2-3 giorni. Allora, qui siamo in totale a 31 giorni, i cicli mensili possono essere anche lunghi, intorno ai 40, quindi se Bitcoin sta strutturando un ciclo mensile molto lungo di forma ternaria, solo in quel caso possiamo definire tre cicli così costruiti, 1, 2 e il terzo, che deve fare una roba del genere. Questo scenario è lo scenario ternario che non lascia spazio al mercato delle cripto di salire sopra questo livello, cioè a Bitcoin di salire sopra questo massimo, perché indicherebbe che ancora la fase ciclica del mese non è definita. Bitcoin può fare un nuovo massimo relativo sopra i 65, 66, questa zona qui, quant'era? 66,4. Può salire al di sopra di questo livello solo ed esclusivamente nel nuovo ciclo mensile. Quindi se qui è iniziato il nuovo ciclo mensile andremo ad assistere a un'up del genere, è ok. Ma se il ciclo mensile è ancora in corso, perché Bitcoin sta facendo questa anomalia che si chiama ciclo ternario lungo, allora non sarà così. E in più vi dico anche un'altra info: questo rialzo a cui stiamo assistendo in questi momenti, questi giorni, sta per terminare, questione di secondo, nessuno lo sa ovviamente, ragazzi, questione di probabilmente poco breve periodo, probabilmente già nella giornata di oggi si assisterà alla resistenza di questa zona, proprio perché questa zona è anche quella che andremo ad analizzare per i livelli settimanali di cui vi parlo ormai in qualche Bitcoin Monday a questa parte. Allora, la struttura di questo rialzo è perfettamente inerente ad una forma ciclica ternaria, perciò non possiamo escludere lo scenario che vi sto dicendo, quello a 40 giorni, perché se qui abbiamo chiuso un mensile 26 giorni, 27 giorni circa, se contiamo il minimo in shadow, sono sufficienti, sono corti per quello che fa Bitcoin di solito. Allora, ovviamente anche la forma di questa struttura ciclica è particolare, quindi pericolosetta, direi io. Starei attento, quindi secondo me in questo momento essere estremamente precipitosi per un ciclo mensile nuovo non ha, diciamo, secondo me non è il massimo. Prendiamolo in considerazione, però ovviamente con una certa dose di prudenza. Già se questa settimana, domani, oggi, domani, vediamo un dietro front, teniamo in stretta considerazione la possibilità che si vada a creare l'ultimo movimento, che in questo caso durerà 20 giorni, adesso ve lo analizzo, e che andrebbe a chiudere con un minimo in zona 16 ottobre, lasciando poi spazio alla seconda metà del mese di ottobre di poter agire facendo dei massimi magari differenti. In ogni caso, anche la durata, l'allungamento di un ciclo del genere ben si adatta a quello che è l'idea che sul minimo di settembre possa essere iniziato, minimo incluso, un nuovo ciclo annuale di Bitcoin. Però questo lo vedremo, perché per esempio non si sposa alla perfezione con i cicli di Ethereum, e di questo ve ne ho parlato nel video venerdì. Ora, i dati legati alla struttura delle resistenze e dei supporti. Questa area che è tutta un'area di forte resistenza, in particolar modo ricordatevi sempre la questione del famoso 76,8 di Fibo, che è il mio livello preferito, 78,6 scusate, non 76,8 di Fibo, e che il mio livello preferito è, dovrei fare anche una maglietta con questa scritta, avevamo parlato tanto tempo, poi mi perdo sempre nei vari impegni eccetera. Cioè, in sostanza, il livello di area $65,000 ha molta difficoltà di essere superato, almeno dal mio punto di vista. Tutta questa zona è una zona di resistenza. Il primo livello è 64, appena toccato, 64,2. Poi c'è 65,000, difficile proprio da essere superato,
fino alla parte alta. Se già arriva a questo livello e prova a superarlo, secondo me l'ipotesi del ciclone mensile assume maggiore probabilità. Resta fermo, appunto, come vi dicevo, la struttura del pericolo di questo ciclo a 40 giorni, qui siamo nella fase di limbo, qui bisogna essere trader, qui bisogna avere la squadra e tutto quello che vi ho detto prima, parlando anche dell'Academy, le strategie, i bot, tutto ciò che può aiutare a modificare questo tipo di operatività in pro, ovviamente seguendo delle logiche ben determinate. Quindi a livello di struttura ciclica di Bitcoin siamo in questo limbo e in questa fase. A livello di analisi tecnica siamo su due livelli importanti. Come fase di invece supporto abbiamo solo un supporto che è in questa zona, $62,000. La ripresa di questa fase qui probabilmente lancerà, vedete, la chiusura di questa struttura ciclica, quindi sposta l'ago della bilancia allo scenario con il mensile ancora da chiudere lungo ternario da 40 giorni. Due sono questi scenari, come sempre ovviamente, che andiamo a considerare. Per quanto riguarda la durata, questa fase dovrebbe essere di durata teoricamente più breve rispetto ai precedenti movimenti, e io qui l'ho strutturata in 13 giorni per fare un 40 giorni pulito come mensile. Più di questo secondo me non andremo e andremo intorno alla metà del mese. In questo caso cosa significa? Qui siamo nella parte iniziale a 4-5 giorni, già intorno ai 6-7 giorni iniziamo a essere alla metà, quindi si deve iniziare ad indebolire se siamo nella view dello scenario a 40 giorni. Ve lo pubblico anche qui, anzi lo scriviamo, questo è uno scenario con mensile chiuso e l'altro è invece è il secondo scenario con il mensile da chiudere che ancora appunto attende. Questi sono i due livelli, entro uno o due giorni secondo me già ci sarà da verificare un'eventuale risposta. Cosa ne pensate voi da questo punto di vista, ciclisti del canale che mi seguite? Nei vari commenti e noi ci confrontiamo come sempre. Ce la farà, non ce la farà, sì o no? Io un po' delle idee ce l'ho, lo dirò in Academy tra poco, anche perché è una serie di sistemi che si stanno andando a sviluppare e uno di quelli a momenti chiuderà la posizione long, che tra l'altro ha è diciamo una posizione che è riuscita ad essere profittevole. Va bene, ciao a tutti, ci vediamo nel prossimo video, ma soprattutto mercoledì per la presentazione, la live di quella che è l'Academy e di tutto quello che abbiamo fatto, e soprattutto poi faremo AMA, quindi domanda e risposta, anche per chi di voi mi vuole chiedere alcune cose, e lo faremo tutto mercoledì, ore 18, come sempre, sul canale. Ciao!